A Quarona c'è Woodstock. Se vuoi regalarti della buona musica o se il regalo vuoi farlo ad un amico, corri da Woodstock. CD e DVD musicali, tutte le ultimissime novità, vasto assortimento in costante crescita per soddisfare ogni tua esigenza. E poi CD-ROM per il tuo computer, tutti i tipi di console, tantissimi giochi per PlayStation, Nintendo DS, Wii, Xbox, oltre ad un'ampissima scelta di film in vendita e a noleggio. Insomma, vuoi occupare il tuo tempo libero in modo divertente? Corri da Woodstock. Woodstock, in Piazza Libertà 7/9 a Quarona. Telefono 0163 43 19 62, aperto dalle 10 alle 12:15 e dalle 16 alle 19:15, chiuso martedì mattina. When I'm nervous, I have this thing, yeah, I talk too much. Sometimes I just can't shut the hell up. It's like I need to tell someone, anyone to listen, and that's where I seem to fuck up. Yeah, I forget about the consequences. Un cordiale saluto da Orlando Borini e benvenuti a Pineta Sport. Seconda tappa del Giro della Provincia di Varese, siamo a Carrono Varesino. Dopo la bella giornata della prima tappa che si è svolta ieri a Lonate Ceppino, oggi, come potete ben vedere, ombrelli aperti e pioggia battente. Immagini riguardanti la partenza in prima fila con le tre maglie di leader che sono sulle spalle dei secondi in classifica, visto che i tre leader sono assenti per questa seconda tappa. La maglia bianco-rossa è sulle spalle di Stefano Bertoletti con il logo delle Plastiche Cassano, che è lo sponsor del primo in classifica generale. La maglia bianco-verde del migliore scaletore e sulle spalle di Belloni, maglia con il logo della PR Sport, premiazioni sportive di Busto Arsizio, e infine la maglia bianco-blu sponsorizzata dalla UBI Banca Popolare di Bergamo, classifica del miglior allievo del primo anno. Indossa la maglia il corridore della Prealpino Massimo Muraro. Si abbassa la bandierina e si parte per questa seconda tappa di questo 46esimo giro della provincia di Varese per la categoria allievi. Gara che si disputerà sui saliscendi attorno a Carrono Varesino. Si toccheranno i paesi di Carnago, Travaino per ritornare a Carrono. 7 le tornate da compiere, 9 sono i chilometri che misura un giro per un totale di 63 chilometri. Al primo chilometro di gara evade dal gruppo il corridore della Cadrezzate Alessandro Covi. Dopo pochi chilometri viene raggiunto dal corridore della Paladina Benaglia. Mentre il gruppo ha un ritardo di 15 secondi quando siamo nelle prime fasi di gara. Altri due corridori si accodano ai fuggitivi e sono Marco Bordin del Pedale Pavese con il numero 127 Pascarelli del Team Probike. Siamo al sesto chilometro di gara mentre Bordin e Benaglia sono in difficoltà a tenere il passo di Covi, che sta facendo l'andatura su questo tratto di leggera salita. Si scollina questo tratto di salita con Bordin e Benaglia che si staccano da Covi e Pascarelli. Rimangono in testa alla gara quando si scende per entrare nel paese di Travaino. E si conclude così il primo passaggio con Covi e Pascarelli al comando della gara quando siamo alla chilometro 9. Il vantaggio dei due corridori è di 25 secondi sul gruppo. Ma andiamo a vedere le prossime gare di questo Giro della Provincia. Dopo le prime due tappe di Lonate Ceppino e Carrono Varesino, danno al campo la terza tappa organizzata dalla Cardanese. La quarta tappa si correrà a Caravate in data 1 maggio, organizzata dalla Caravatese, mentre l'ultima tappa si disputerà il 4 maggio a Comerio, gara in memoria di Sergio Binda. Mentre siamo ritornati sui due fuggitivi, Pascarelli e Covi, che aumentano il vantaggio dai 25 secondi del termine del primo giro, si passa alla minuto 15 quando siamo nel corso del secondo passaggio al chilometro 15 di gara.
Alle spalle dei due fuggitivi si forma un terzetto con il corridore della Bareggese Cristian Lenzi, il portacolore della Probike Stefano Oldani e con il numero 22 Federico Turci della Cadeo. Questi tre corridori hanno un ritardo dai battistrada di 45 secondi, mentre il gruppo ha un ritardo di 55 secondi. Quando siamo al chilometro 16 e stiamo entrando nuovamente nel paese di Caronno, il gruppo guidato da Davide Baldaccini ragguanta i contrattaccanti e si ricompatte il plotone alle spalle dei due fuggitivi, mentre la corsa è sempre animata da continui scatti in testa al gruppo. La media oraria sfiora i 40 per questi primi chilometri di gara. Ritorniamo sulla testa della gara quando siamo al termine del secondo passaggio. Al comando Covi che fa il ritmo, si alza sui pedali e va a sprintare per acquisire punti al Gran Premio della Montagna. Passa per primo Alessandro Covi, che abbiamo visto vincere il Gran Premio Terme di Premia la scorsa stagione, con la spettacolare cronometro finale nel centro di Crodo. Quest'anno vi sarà la terza edizione del Gran Premio Terme di Premia. Dopo le prime due edizioni per la categoria allievi, da quest'anno lo staff di Giampaolo Cheula organizzerà questa importante gara a livello nazionale per la categoria juniores. Manifestazione in calendario il 2 agosto che vedrà l'arrivo davanti alle Terme di Premia. E si conclude la fuga durata 20 km per Alessandro Covi e poco meno per il corridore della Probike Pascarelli. Il gruppo torna compatto quando siamo al chilometro 21 di gara e ne mancano ancora 42 per terminare questa seconda tappa del Giro della Provincia di Varese per la categoria allievi, che hanno un'età di 15 e 16 anni. E non c'è tregua in testa al gruppo, corsa molto tirata. Ora al comando un corridore della Cadrezzate che tenta di allungare ed è Manuel Belloni. Alla sua ruota il portacolori delle Spera Piasco, Luca Cavallo. Quando scolliniamo lo strappo di Caronno, poi si scenderà per entrare nell'abitato di Travaino. Con Cavallo che ha preso un leggero margine di vantaggio sul plotone. Conclusione del terzo passaggio con il portacolori delle Spera Piasco che ha allungato un centinaio di metri di vantaggio al chilometro 27. Siamo quasi a metà di questa seconda tappa. Chilometro 29 di gara, Cavallo viene raggiunto dal portacolore della Cadeo, Luca Regalli, e al comando si forma una coppia. Il gruppo alle loro spalle ha un ritardo minimo di 15 secondi, ma anche questa fuga viene neutralizzata dopo pochi chilometri, quando siamo perfettamente a metà gara. Dopo aver ripreso Regalli e Cavallo, si mette in luce ancora Alessandro Covi su questo tratto di leggera salita. Il corridore della Cadrezzate alza il ritmo. Alla sua ruota il corridore della Probike, Stefano Aldani. Poi in terza posizione abbiamo visto un corridore della Orinese, mentre il gruppo si sfilaccia sull'allungo di Covi. Nelle prime posizioni vediamo la maglia bianco-rossa di Stefano Bertoletti della Bareggese, maglia di leader di questo 46esimo giro della provincia. Mentre si affronta questo breve tratto di discesa che ci mette all'ingresso di Travaino, quando sei corridori prendono un leggero margine sul plotone. Al chilometro 34, dai sei corridori che abbiamo visto in precedenza, allunga Zoppis del pedalo Solano,
Quando siamo nel corso del terzo passaggio, il piemontese sta affrontando questo breve tratto di salita che lo porterà all'ingresso del paese di Caronno, dove vi è posto lo striscione dell'ultimo chilometro. Ancora 4 tornate da compiere, il vantaggio del battistrada è di poco superiore ai 100 metri. Alle spalle di Zoppis stanno rientrando altri 2 corridori e sono 2 portacolori della Bareggese. Si tratta del leader, lo vediamo con la maglia bianco-rossa delle Plastiche Cassano, che è alla ruota del compagno di squadra Stefano Giannuzzi, e si entra nel centro del paese. Un altro corridore sta rientrando sui 3 battistrada, lo vediamo con la maglia rossa, e si tratta di Davide Baldaccini della Paladino Ivan Gotti. 4 corridori al comando quando si affronta questo breve tratto di salita che porta sul rettilineo finale, dove tra 3 giri sarà posto l'arrivo. Al comando a fare l'andatura Giannuzzi, che sta lavorando per il compagno di squadra Bertoletti, che è in prima posizione in classifica generale, mentre il plotone passa sotto l'arco d'arrivo con un ritardo di 10 secondi. Quattro corridori al comando quando siamo al chilometro 39. 2 corridori della Bareggese, Bertoletti e Giannuzzi, Zoppis del Pedalo Solano e Baldaccini della Paladina. Al comando a tirare il leader della classifica in maglie Plastiche Cassano, che non si risparmia ed è uno tra i più attivi del gruppetto. Mentre vediamo che aumenta l'intensità dell'acqua, che rende ancora più difficile il compito di questi giovani atleti. Alle spalle dei battistrada è uscito dal gruppo il corridore della Cremonese Luca Rastelli, che ha un ritardo di 15 secondi, mentre il gruppo in questa fase di gara rallenta la sua corsa, che va tutto a vantaggio dei 4 battistrada, che procedono compatti e regolari al comando e stanno guadagnando terreno. Dai 10 secondi dal passaggio sotto l'arrivo si passa ai 25, quando mancano meno di 24 km alla conclusione. Andatura sempre molto alta per questi 4 atleti. Si passa il cartello e si entra per la 5ª volta nel paese di Caronno Varesino. Abbiamo visto nella precedente immagine che alle spalle dei battistrada sono rimasti solamente 20 corridori ad inseguire, dei 116 alla partenza. L'andatura molto alta e soprattutto la forte pioggia che hanno avversato la gara ha fatto sì che molti corridori hanno abbandonato. Rettilineo d'arrivo per la conclusione del 5º passaggio, al comando Bertoletti, alla sua ruota Zoppis, poi Baldaccini e chiude questo gruppetto Giannuzzi. Aumenta il vantaggio dei fuggitivi che è di 40 secondi, quando mancano 18 km alla conclusione. La prossima tappa di questo 46esimo giro della provincia di Varese sarà a Cardano al Campo, la 4ª tappa a Caravate il giorno 1 maggio con partenza alle ore 9.30. La 5ª e ultima tappa si correrà a Comerio il giorno 4 maggio con partenza alle ore 9.30. Pianeta Sport seguirà tutte queste prove che potrete seguire le prossime settimane su questa rete. Passano i battistrada dopo lo strappo che li ha portati alla conclusione del 5º passaggio. Sempre cambi regolari per questi corridori. Mentre passa quel che rimane del gruppo, guidato da Belloni, che indossa la maglia PR Sport, leader della classifica degli scalatori. Mentre la media oraria è di 39, di tutto rispetto, visto le condizioni climatiche e il percorso molto nervoso. Alle spalle dei battistrada c'è sempre il solito Covi che sta tentando di ridurre il gap che a questo punto della gara sta diventando pesante e sfiora il minuto. Si volta e cerca collaborazione ma non la trova, si procede a scatti e non c'è intesa tra questi corridori.
Nelle prime posizioni del gruppo si sta portando Belloni con la maglia bianco-verde di leader dei Gran Premi della Montagna con il numero 104. Ad inseguire i fuggitivi solamente una ventina di corridori quando si entra nel paese di Carnago. Testa della gara con Giannuzzi al comando, poi Baldaccini, Bertoletti con la maglia di leader sponsorizzata dalle plastiche Cassano e chiude il quartetto Zoppis del pedalo Solano. 12 km dalla conclusione, il vantaggio dei fuggitivi è di un minuto. Cambia la situazione in testa alla gara, si sfalda il gruppetto di testa sulla spinta del corridore della Paladina, Davide Baldaccini, che allunga appena prima del suono della campanella. Il primo a cedere il corridore della Baregese, Giannuzzi. Anche Zoppis è in difficoltà e perde qualche metro. Ci portiamo alle spalle del leader di questo giro della provincia. Anche lui in difficoltà e perde il contatto con Baldaccini, che ha sferrato l'attacco a 9 km dalla conclusione. Il corridore in maglia rossa sta decisamente allungando in questo tratto di salita. Nessuno sembra resistere a questo allungo mentre suona la campanella. 50 metri di vantaggio per Baldaccini, poi in seconda posizione Bertoletti, terza posizione per Zoppis, che sembra recuperare terreno. Transita sotto l'arrivo quel che rimane del gruppo, ancora 21 corridori che stanno inseguendo i quattro fuggitivi, ma il loro ritardo è pesante, supera il minuto. Questi corridori possono solamente aspirare ad un piazzamento. Ci riportiamo sul corridore al comando con la maglia rossa Davide Baldaccini. Ottima la pedalata del corridore della Paladina, che sta guadagnando terreno sui compagni di fuga. Meno di 7 km alla conclusione, il vantaggio supera i 200 metri. Ottimo ritmo di pedalata per questo giovane atleta che sta spingendo il rapporto massimo consentito, il 52 denti per 16. La sua velocità è vicina ai 50 orari. Siamo alle spalle dei due fuggitivi, Bertoletti e Zoppis, che stanno tirando di comune accordo, ma non riescono a recuperare terreno sul corridore al comando, che lo vedono pian piano allontanarsi. Ora si porta all'inseguimento Bertoletti, che oggi può rinforzare la sua posizione in classifica, mentre Giannuzzi, che faceva parte del quartetto di testa, è stato riassorbito dal gruppo. Bel finale di gara per questa seconda tappa del Giro della Provincia, che è stata combattuta dal primo all'ultimo metro. Ci riportiamo su Baldaccini quando mancano 4 km alla conclusione e vediamo il corridore al comando un po' affaticato, ma sempre con un'ottima pedalata. Ottimo allungo di questo corridore che sullo strappo di Caronno ha lasciato la compagnia di Zoppis, Bertoletti e Giannuzzi. E si percorre questa insidiosa rotonda e ci fermiamo per controllare il vantaggio del battistrada. ...15 secondi di vantaggio del battistrada, 4 km dalla conclusione, mentre si percorre questo breve tratto di discesa tra i paesi di Solbiate e Arno e si rientra in quel di Caronno per gli ultimi 3 km. E ci siamo riportati sul corridore al comando con il numero 20, Davide Baldaccini, che da alcuni chilometri sta guidando la gara. Alle sue spalle due inseguitori, Bertoletti e Zoppis, che però non riescono a guadagnare terreno sullo scatenato corridore della Paladina, che sta facendo un ottimo finale di gara quando sta affrontando questo breve tratto di salita di Caronno.
Passano i due inseguitori quando terminano questo breve tratto di salita posto a 2 km dalla conclusione, mentre il battistrada guadagna terreno e si porta a 30 secondi e si sta involando verso la vittoria. Passa lo striscione dell'ultimo chilometro e nessuno potrà riprendere il battistrada che da 8 km è al comando da solo. Rettilineo d'arrivo per la conclusione di questa seconda tappa del Giro della Provincia di Varese per la categoria allievi. Arrivo a braccia alzate per il corridore della Paladina Davide Baldaccini, che al suono della campanella ha lasciato la compagnia di Zoppis, Bertoletti e Giannuzzi ed è andato a vincere di forza questa gara versata dal maltempo. C'è lo sprint per il secondo posto che va al corridore del pedalo solano Lorenzo Zoppis. Terza posizione per il corridore della Bareggese Stefano Bertoletti, che rinforza il suo primo posto in classifica generale. Volata del gruppo inseguitore, quarta posizione per Covi, quinta posizione per Bertolozzi, sesta posizione per Noris, settimo Cavallo, ottavo Cornolti, nono Kamenyuk e decimo Pini. UBI Banca Popolare di Bergamo anche quest'anno vicina al ciclismo giovanile. Sì, tutto quello che accade sul territorio ci interessa, il territorio dove noi siamo presenti con 100 filiali tra grandi e piccole e quindi non possiamo non esserci, per cui ringraziamo anche chi si è dedicato per organizzare questo 46esimo giro della provincia, tutti i corridori che nonostante il tempo si sono cimentati, è un bocca in lupo a tutti quanti. Giro della provincia di Varese categoria allievi, una tradizione per il ciclismo provinciale così come una tradizione il vostro istituto di credito sul territorio. Sì, come dicevo prima, la ramificazione del nostro istituto è capillare in un territorio che insomma è un fiore all'occhiello per tutta l'economia della regione Lombardia, per cui ci stiamo, ci vogliamo essere e la nostra presenza si manifesta anche in queste cose che stiamo vivendo. Signor Franchi, cosa le piace di più di queste gare? La partecipazione e anche il corretto svolgimento e anche l'attaccamento delle società e dei dirigenti che si occupano molto bene. Ma lei ha visto anche i mondiali del 1951? Io l'ho visto il 51, sì. Dov'era? Ero a Sant'Ambrogio, allora abitavo a Sant'Ambrogio. Allora il ciclismo era molto sentito, però anche adesso il ciclismo giovanile è molto seguito. Sono molto amato del ciclismo perché abitavo a Sant'Ambrogio e tutte le gare allora, nei tempi, quando io avevo 25, 20 anni, 30, passavano tutte dal Drenzio. Coppa Bernocchi, c'è la busta di Augusto, le tre valli varesi, tutto passava del Brinzio. E io li vedevo, ero molto appassionato. E allora sono andato. Poi ho avuto l'occasione di dimostrare la mia passione del ciclismo incontrando il Giro della Provincia. Siamo con Andrea Bartolozzi, leader della classifica primo anno, sei di Ornavasso, provincia di Verbania. Sì. Studi? Liceo scientifico a Omigna. È stata una gara dura perché con la pioggia, il freddo, è stato tutto più faticoso, infatti siamo arrivati in 25 sui 120 partenti. Il freddo mi ha penalizzato molto, infatti quando è andata via la fuga dei 4 sono rimasto dietro, però dato che avevo un compagno non ho più potuto fare niente, ho chiuso un po' e poi la volata secondo perché Covi è troppo forte. Stefano Bertoletti, leader della classifica generale, oggi qual è stata la tua posizione in classifica ordine d'arrivo? Beh, oggi ho fatto terzo con una fuga di 4 corridori, poi in volata ho fatto terzo. La gara? Hai patito il freddo, l'acqua? Sì, tanto freddo, infatti appena arrivato gelavo proprio anche tanto. Studi, che scuole fai? Io faccio il chimico a Castano Primo, indirizzo tecnico, perito chimico.
Come ti definiresti? Quali caratteristiche hai in bicicletta? Beh, sono un passista, cioè un mistra passista e scalatore. Parteciperai a tutte le gare di questo giro della provincia di Varese? Sì, la squadra parteciperà a tutto il giro della provincia di Varese. La prossima sarà domenica prossima a Cardano. Naturalmente è ovvio che cercherai di tenere la maglia. Sì, tenteremo di tenere la maglia. Allora in bocca al lupo. Crepi. Gian Antonio Marcelli, vicepresidente per quanto riguarda la Federazione Ciclistica Italiana provincia di Varese. Una gara oggi avversata dal maltempo. Sì, oggi nonostante il maltempo comunque abbiamo avuto una buona partecipazione, 117 partenti. Bisogna ringraziare tutti questi ragazzi che hanno appunto onorato la corsa e hanno preso tanto freddo. Abbiamo avuto anche una buona partecipazione extra provinciale e non per nulla le maglie di leader sono sulle spalle di tutti ragazzi extra provinciali. Quindi una bella gara, uno spettacolo assicurato nonostante il freddo e la pioggia. E adesso attendiamo la terza prova in quel di Cardano domenica prossima, 27. E è un bel giro, speriamo che continui. Allora, appuntamento per domenica prossima a Cardano, domenica 27. Esatto. A Quarona c'è Woodstock. Se vuoi regalarti della buona musica o se il regalo vuoi farlo ad un amico, corri da Woodstock. CD e DVD musicali, tutte le ultimissime novità, vasto assortimento in costante crescita per soddisfare ogni tua esigenza. E poi CD-ROM per il tuo computer, tutti i tipi di console, tantissimi giochi per PlayStation, Nintendo DS, Wii, Xbox, oltre ad un'ampissima scelta di pin in vendita e a noleggio. Insomma, vuoi occupare il tuo tempo libero in modo divertente? Corri da Woodstock. Woodstock, in Piazza Libertà 7/9 a Corona. Telefono 0163 43 19 62. Aperto dalle 10 alle 12:15 e dalle 16 alle 19:15. Chiuso martedì mattina.